Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo l'evoluzione dell'uomo. Le mutazioni sono state la chiave della nostra evoluzione, perché è sopravvissuto ciò che era più adattabile e si è estinto ciò che non lo era. Facciamo un breve ripasso. Dopo l'estinzione dei dinosauri, nell'era terziaria i mammiferi popolavano la terraferma, il cielo e i mari. Successivamente, nell'era quaternaria, compare il genere Homo. I mammiferi erano animali a sangue caldo, avevano bisogno di piccole quantità di cibo, si sono adattati ai cambiamenti climatici e riuscivano a diffondersi rapidamente. 15 milioni di anni fa, violenti terremoti provocarono in Africa orientale una spaccatura chiamata Rift Valley, che ha creato due ambienti con clima e vegetazioni diversi. A ovest, monti con foreste con clima umido, a est invece savana, ambiente con clima asciutto. Purtroppo, in un ambiente come quello della savana, i primati, cioè le scimmie, non avevano più molti alberi sui quali salire. Dovettero così cambiare le loro abitudini e iniziavano a vivere sulla terra. E pian piano iniziavano ad assumere un aspetto antropomorfe, cioè quello dell'uomo. Il più antico era l'australopiteco. L'australopiteco significa scimmia dell'emisfero australe. Visse 4 milioni di anni fa in Africa orientale, viveva nella savana sugli alberi, in piccoli gruppi, era nomade, cioè si spostava. Caratteristiche fisiche: alto 120 cm circa, ricoperto di peli, cranio piccolo, fronte bassa e mandibola pronunciata. Cosa mangiava? Bacche, radici, erbe, animali morti e insetti. Nel 1974 in Etiopia fu ritrovato uno scheletro che gli studiosi chiamavano Lucy. Era un australopiteco femmina vissuta 3 milioni e 200 mila anni fa. Ci vediamo al prossimo video e per non dimenticarmi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere un po' di notifiche, mettete un bel mi piace, commentate, condividete e seguici!